Amici sportivi, buonasera. È Valerio Pavesi che vi parla da Mazz 80 Channel. Siamo arrivati alla 15ª giornata campionato futsal Serie C1. Questa sera si affrontano AC Mazz 80 contro l'Aveno Calcio A5. Andiamo a vedere i risultati della 14ª giornata che ha visto Mazz espugnare il campo di San Fermo per 4-3. L'Aveno che prevale 6-5 su Olympique Morbegno. La classifica vede sempre la capolista, Pavia che comanda 37 punti, Mazz che è all'11º posto con 17 punti. La classifica marcatori vede il capocannoniere Sergio Orvati a 23 reti, seguito da Luigi Marrone a 21 reti. La formazione dell'Aveno scende in campo con Resta in porta, Neroni, Brunacci, Bono e Peron. A rotazione Pilotto, Manciavillano, Intini, Re e Martino. Ed ecco inquadrato il mister della squadra ospite, Renato Levati. La formazione della AC Mazz 80 scende in campo con il numero 1 Mirko Galletta, con il numero 2 Luis Carlos Cimino, con il numero 6 il capitano Simone Lupis, il numero 8 Luca Luceri, il numero 9 Alex De Montis. A rotazione con il numero 12 Pietro Moschella, con il numero 3 Luca Righini, con il numero 4 Alessio Merante, con il numero 5 Mattia Gentile, con il numero 7 Alessio Savino, con il numero 10 Davide Ponziani, con il numero 11 Alessio Vercillo. Il nuovo mister della AC Mazz 80, Cristian Filomene, un grande ritorno. Ed ecco lo schieramento in campo dei ragazzi. Questa sera capitanati da Simone Lupis, che è rientrato anche lui dall'infortunio. I giocatori sono pronti e sono in campo. Inquadrato il nuovo innesto Alex De Montis ed il capitano Simone Lupis. Tutto pronto, buona partita, partiamo! Si comincia, 15ª giornata, campionato futsal Serie C1. Mazz 80 contro l'Aveno Calcio A5. Partita fondamentale per la nostra squadra, allenata da Cristian Filomene, grande ritorno. Due vittorie consecutive per il nuovo mister, stasera si cerca la terza. Calcio d'angolo, attenzione, Peran prova da fuori con il destro, pericolosissimo il suo tiro. Galletta, De Montis, l'imbucata in avanti per Righini, gol! Ci portiamo subito in vantaggio, Luca Righini la mette proprio nell'angolo. Rivediamo, assist molto bello da parte di De Montis. Righini di prima intenzione batte, Resta, rivediamo da un'altra angolazione, non può nulla il numero 15, siamo subito sull'1-0. Rimessa laterale, attenzione, prova la conclusione da fuori con il sinistro e pareggia il L'Aveno con Pasquale Bono. Doccia fredda, non è passato neanche un minuto. Rivediamo, sinistro che passa in mezzo alla barriera, non può nulla Galletta. Rivediamo da un'altra angolazione, si apre proprio la barriera, viene sorpreso l'estremo difensore, inquadrato Davide Ponziani. La striscia positiva deve continuare, ora Savino sulla destra, l'imbucata in avanti per De Montis, tiro che viene respinto. Calcio d'angolo, attenzione, Lupis prova da fuori con il sinistro, palla che è terminata sul fondo. Proviamo a ripartire ora con il capitano Simone Lupis, prova ad avanzare, supera la zona del centrocampo, affrontato da due avversari, ma prova da solo, respinge con il piede, Resta, Vercillo, Lupis. Fa scorrere Vercillo per Savino sulla destra, attenzione, prova da fuori con il destro, palla che è terminata alta, ci ha provato il nostro numero 7, Vercillo, Lupis, buono l'assist, attenzione, per De Montis, c'è l'uscita da parte di Resta che sventa la minaccia. Calcio d'angolo, Lupis dall'altra parte per Savino. Attenzione, il passaggio in mezzo ancora per il capitano, l'imbucata per Vercillo, smanaccia Resta, poi attenzione, sono in difficoltà i difensori dell'Aveno che riescono ad uscire, parte il contropiede, attenzione il tiro da parte di Peron con il sinistro, palla bloccata da Galletta, viene chiamato il primo time out della partita. Risultato parziale 1-1, siamo passati in vantaggio con Righini, poi il L'Aveno ha pareggiato dopo pochi minuti. Riprende il gioco Luceri, Lupis,
lo scambio con Cimino, si fa vedere ancora Lupis sulla destra, manovra il mazzo il capitano per De Montis, prova ad avanzare sulla destra, scarica il destro, la parata, poi c'è il tiro, gol! Incredibile, 2-1, ci riportiamo in vantaggio, Luis Carlos Cimino. Incredibile azione insistita, rivediamo, molto bello il tentativo da parte di De Montis, la respinta di resta, poi arriva da fuori Cimino, scarica con un sinistro, non può nulla l'estremo difensore dell'Aveno, rivediamo da un'altra angolazione, molto bello il tiro di Cimino e siamo 2-1, esulta Luisinho. Proviamo ancora sulla sinistra con De Montis, prova ad accentrarsi, attenzione, scarica il destro, la parata da parte di Resta, attenzione, parte il contropiede con Neroni, poi spazza proprio De Montis, inquadrato il numero 9, prova ora il Laveno a manovrare con Manciavillano, prova ad avanzare sulla sinistra, scarica all'indietro per Peron e ora Intini, attenzione in avanti per Bono, riparte Luis Cimino, attenzione con il destro, respinge Resta in rimessa laterale. Ma ancora Bono sulla sinistra per Manciavillano, prova e scarica con il sinistro ma respinge molto bene Galletta, poi è Lupis che recupera il pallone, parte il passaggio in avanti e si lamenta l'estremo difensore e finisce qui il primo tempo, Mazzo che è in vantaggio per 2-1, partita molto combattuta, equilibrata, 5 secondi di spot per noi. Giocatori sono in campo per questo secondo tempo, inquadrato Manciavillano, parte subito il Laveno proprio con il numero 9, lo scarico sulla destra per Peron, attenzione l'assist ancora per Manciavillano, il tiro di prima intenzione incredibile, 2-2 subito al primo minuto del secondo tempo, pareggia il Laveno, rivediamo. Molto bella questa azione, dobbiamo dire, l'assist di Peron per Manciavillano che con il sinistro di prima intenzione conclude, non può nulla Galletta, rivediamo da un'altra angolazione, molto bello questo gol dalla lunetta, attenzione, proviamo a ripartire con Lupis, si fa vedere De Montis che viene servito, attenzione c'è l'uscita di Resta e poi rinviano i giocatori dell'Aveno, poi è Bono, attenzione tenta lo scambio, palla in rimessa laterale, attenzione Lupis, scarica con il sinistro, poi attenzione un secondo tentativo, palla che termina alta, rivediamo al replay, la parata di Resta ancora decisivo, rimessa laterale, Lupis, attenzione la piazza con il sinistro, gol del 3-2, il capitano, grandissimo gol! Ci aveva provato qualche minuto prima, ma ora guardate come piazza con il sinistro nell'angolo. Straordinaria rete di Simone Lupis e siamo 3-2. Calcio di punizione, attenzione Neroni, la palla che è terminata alta sopra la traversa. Rimessa laterale, ancora Neroni, c'è la respinta da parte di Galletta. Cimino. Per Lucieri di prima intenzione, per Lupis c'è l'uscita di Resta, si rialza il capitano, calcio di punizione, attenzione Savino, attenzione scarica il destro e c'è il gol, gol del 4-2, Alessio Savino, andiamo a più 2, torna al gol anche il mitico Savino, rivediamo. Calcio di punizione perfetto, tiro nell'angolo, non può nulla, Resta, rimessa laterale, prova il Laveno, attenzione buono lo scambio, buono questo tiro da parte di Manciavillano, palla che ha colpito il palo, clamoroso, c'è il rinvio da parte di Galletta, rivediamo al replay, incredibile, brivido, dobbiamo stare concentrati, ancora Laveno che prova a manovrare, prova il tiro,
c'è la parata da parte di Galletta, prova a ripartire De Montis, ora attenzione, viene contrastato, c'è il fallo da parte di Intini, rivediamo al replay, è netto. L'infrazione del numero 5, si rialza Alex De Montis, grande prestazione la sua, in avanti, attenzione Savino, e gol! E ancora lui, Alessio Savino, 5-2, incredibile, ci portiamo a più 3. E si avvicina la terza vittoria consecutiva per Mister Filomena, rivediamo il replay, non può nulla neanche in questa circostanza, resta. Attenzione all'Aveno, ancora che insiste con Manciavillano, indietreggia e ora scarica per Neroni il tiro che è terminato sopra la traversa, attenzione riparte ora Righini, c'è un contrasto ma l'arbitro lascia proseguire, parte il contropiede, Manciavillano smanaccia Galletta, Lupis. Buono il controllo di palla, lo scambio con Vercillo, molto bella questa azione, attenzione, c'è ancora un miracolo da parte di Resta. Galletta, subito in avanti per Vercillo, attenzione, è solo il tiro, respinge ancora, Resta, attenzione, scarica ancora, ed è gol, gol, Alex De Montis, 6-2, incredibile. Il numero 9 riesce ad andare a segno anche lui. Rivediamo il replay. Di prima intenzione, grandissimo gol. Attenzione perché c'è un calcio di punizione, Cimino. La parata da parte di Resta. Hanno superato i 5 falli i giocatori dell'Aveno. D'ora in poi sarà tiro libero. Attenzione, molto bella questa azione di Gentile per De Montis. L'assist e il gol straordinario. 7-2. 7-2, grandissima prestazione da parte dei ragazzi che portano a casa la terza vittoria consecutiva. Rivediamo, questa è una splendida azione da parte di Gentile. L'assist per De Montis che non sbaglia e realizza una doppietta. Finisce qui la partita, dunque Mazzo che prevale sull'Aveno per 7-2. Mister Filomena conquista la terza vittoria consecutiva e usciamo ufficialmente dalla zona playout portandoci a 20 punti. Intervista del dopo partita. Allora Luis, cosa è successo e cos'è cambiato? Mi sta facendo una domanda bella difficile. Io non so neanche cosa sia cambiato, so solo che ci siamo ritrovati e i risultati stanno arrivando e andiamo avanti così. Allora, una partita che è stata sofferta, soprattutto nel primo tempo perché eravamo sopra 3-2 nonostante loro continuavano a venire sul pareggio. Dopodiché poi abbiamo allargato il nostro vantaggio e abbiamo concluso molto bene questa partita. Tuo giudizio proprio tattico? Io giudizio tattico, per me si può dire quasi perfetto. Io penso che non abbiamo mai rischiato questa partita. A parte i primi minuti, però questa partita non ho mai pensato di perdere. Si può dire che questa squadra era proprio di mister Cristian Filomena, perché è incredibile, forse lui la conosceva bene. Io su questa cosa del mister avrei preferito neanche parlare, però adesso qua devo dire che veramente Filo sta lavorando veramente bene e già lo conoscevo, infatti sono molto contento del suo arrivo e cerchiamo di andare avanti così. Grazie Luis, alla prossima intervista sperando ancora con una vittoria. Con una vittoria, senz'altro. Grazie, ciao. Chiediamo a te quale sensazione hai avuto in queste ultime giornate. Positiva, che ti devo dire, fai 3 partite, 9 punti, comunque con 3 buone squadre, questo poi si può chiamare anche scontro diretto perché alla fine la classifica è così, parla chiaro. La classifica è anche molto corta perché non è proprio distante la zona playoff, non diciamo niente sulle nostre possibilità, però diciamo che non è proprio chiuso il discorso. Noi comunque, come ti ho già ripetuto, noi guardiamo partita per partita e poi dove si arriva tranquillamente, senza pressioni, nulla di che, giochiamo, ce la giochiamo con tutti e quello che viene viene. Si può dire che i nuovi innesti comunque da De Montis a tutti gli altri che sono arrivati hanno influito in modo molto importante? Sì, stanno facendo tutti la loro parte, stanno dando tutti il loro contributo e ci stanno dando una bella mano, continueranno a darcela. Grazie Simo, grande capitano! Ciao, ciao! Miami me lo confermò!
comprare